Ciao ragazzi, ben ritrovati. Qualche spunto sull'amichevole di ieri tra Torino e Cremonese che abbiamo approfondito in live commentandola, ma poi ci siamo anche fermati, abbiamo approfittato per chiacchierare insieme e quindi soprattutto verso il finale di match abbiamo un po' perso di vista una partita che comunque andava via via a scemare proprio a livello di ritmi e di proposta. Ciononostante qualcosa ci ha lasciato, ne abbiamo poi parlato anche nei commenti, ne ho continuato a parlare su X, seguitemi anche lì se non lo fate, link in descrizione e quindi oggi completo un pochino il mio pensiero andando a aggiungere alcune cose che mi sono poi venute in mente anche a freddo. Prima di cominciare, vi chiedo per favore di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campana degli aggiornamenti e di lasciare un like al video. Se volete acquistare kit di calcio di qualità a basso prezzo, come sempre, vi rimando al primo link in descrizione, Maglie Calcio Italy. Contattateli su Instagram e utilizzate il mio codice sconto falso9. Prima di cominciare, poi vi ringrazio anche per la compagnia che mi avete fatto in live. A un certo punto eravate in 200, vero che c'erano tantissimi spettatori interessati più al risultato che altro, probabilmente per temi di betting, però ecco, siete stati veramente in tanti a interagire con me. Abbiamo fatto veramente una chiacchierata di oltre 2 ore. Si è parlato di mercato, si è parlato della società, della dirigenza, delle prospettive. E bello, bello, bello. Mi piacciono queste cose propositive e costruttive, sempre nel rispetto dell'opinione altrui. Veniamo alla partita, ma allora. Direi che possiamo soprassedere sul risultato. Se proprio vogliamo dire qualcosa, possiamo dire che nel computo delle 2 ore in cui è durata la partita, perché si sono giocati questi 4 tempi da 30 minuti, la Cremonese ha sicuramente meritato di vincere, per quanto valga una vittoria in tal senso. Bisognerebbe capire poi, anche proprio a livello di carichi di lavoro, come erano messi loro in confronto a come eravamo messi noi. Un utente in chat ci ha scritto più volte che la Cremonese era salita a Pinzolo soltanto per la partita e continuerà a Pinzolo la sua preparazione da qui in poi, mentre prima si era allenata a Cremona, quindi nel centro sportivo, per cui in altre condizioni climatiche, e che sicuramente avranno, tra virgolette, avvantaggiato perché è più caldo, quindi si sviluppa più resistenza, eccetera, eccetera. Il Toro è apparso fisicamente imballato, ma in generale sia, diciamo, nei titolari, quelli che hanno giocato i primi 2 tempi, sia che poi nelle riserve. Quando del terzo e quarto tempo, Mister Vanoli ha impiegato sostanzialmente tutti i giocatori che c'erano in panchina. Non abbiamo visto Adams, ce lo aspettavamo, ma non è stato inserito in distinta. Credo che il suo primo spezzone avverrà mercoledì sera in amichevole contro il Lione. Però ecco, diciamo che è un 2-1 quello che abbiamo visto, che ci può stare, tra l'altro maturato su 2 disattenzioni difensive che devono assolutamente accendere delle spie d'allarme. Sul primo, Vasquez e Van de Putte hanno fatto letteralmente quello che volevano, poi il tiro dell'ex Catanzaro è stato deviato, quindi bisogna capire quali siano state le responsabilità di Savic, che comunque non prova neanche a tuffarsi. Sul secondo prendiamo gol da calcio piazzato col centrale della Cremonese Antov, che può andare a staccare indisturbato in mezzo a 2 o 3 dei nostri. Quindi su queste cose qua bisognerà ancora lavorare tanto, e la questione difesa personalmente quella che mi ha preoccupato di più e che mi ha portato a fare anche delle riflessioni post partita che ho condiviso con voi su X, in cui dico: ok, niente disfattismo, non, siamo un cantiere aperto e si è vinto anche da quello che abbiamo visto in campo, però dobbiamo entrare nell'ordine delle idee che dietro tu 2 difensori in entrata li devi fare, un centrale e un braccetto di sinistra e mancino di piede, per i motivi che quasi sono sempre detti, e cioè che serve un backup di Scurs dopo la partenza di Buongiorno e che serve un titolare al posto di Masina, perché Masina non può fare il titolare. Diciamolo adesso, diciamolo a fine luglio, perché poi a metà stagione è troppo tardi per piangere sul latte versato, ed è una cosa che, seppur con altri giocatori, è già successa gli altri anni scorsi. C'è sempre qualcuno che noi consideriamo titolare che poi da titolare non dà risposte. Ecco, io non vorrei che Masina rientrasse in questa categoria. Un Masina al quale non c'è nulla da dire, ha comandato la difesa,
finché è stato in campo ha ripreso anche compagni che non facevano i movimenti giusti, ma è pur sempre una riserva. Se ci troveremo a giocare con Masina titolare sarà perché a livello di mercato avremmo fallito nell'intervento in quella posizione, diciamolo subito e chiaramente. E mi ricollego anche al discorso riguardo a Saul, perché dopo due partite bocciare un giocatore che sostanzialmente non ha mai giocato nel suo ruolo, che è quello di braccetto destro, perché tra quelli disponibili è l'unico con un certo tipo di caratteristiche che ti possono permettere di schierarlo centrale, mi sembra abbastanza ingeneroso. La società su di lui ha fatto un certo tipo di investimento che tra una cosa e l'altra arriva quasi a toccare 10 milioni, quindi adesso il giocatore va fatto rendere. Ma ora io penso che contro il Cosenza, per andare un pochino avanti e pensare alla prima partita ufficiale della stagione, vedremo ancora questa difesa, ma serve un intervento per riportare Saul a fare quello che deve fare, quello per cui è stato preso, quindi il braccetto di destra, posto che poi, ecco, in quella posizione da centrale a tre ha delle mancanze, ha delle lacune, ma perché non nel suo ruolo. Non è il suo ruolo. La difesa titolare deve essere Saul, Skurs quando rientrerà o chi verrà preso in quella posizione lì, e un braccetto di sinistra titolare, con tutti gli altri che vanno ad alternarsi come riserve, seconde linee, opportunità, partita in corso della panchina. Questo sia chiaro al 28 luglio, perché su questo argomento tanto ci ritorneremo. Inutile fare nomi, nel mondo giocano miliardi di calciatori, si possono trovare dei profili adatti anche a poco, quindi niente scuse. Niente scuse, così come anche per il laterale sinistro va fatta un'accelerata anche sui difensori, cioè vanno strette le tempistiche, perché in questo momento il Toro ha bisogno di quei tre potenziali titolari, ne ha bisogno. Poi, andando avanti, puoi cercare anche occasioni di mercato per completare la squadra, ma vedere un Lazzaro come quello che abbiamo visto ieri è un problema. È un problema sì, perché sappiamo già come renderà durante la stagione a sinistra, ma non perché siamo dei maghi e dei veggenti, ma perché lo abbiamo già visto. Lazzaro a sinistra non è proponibile, quindi non potendolo cedere, perché il Toro lo ha blindato con cifre fuori da ogni logica, tocca tenerlo, ma almeno dargli un'alternativa valida che possa, magari mancina di piede, che possa fare il titolare. Molto male Tamez, imballatissimo fisicamente. Io capisco che sia grande, grosso e ci metta un po' a entrare a regime, però caspita, non si può vedere un giocatore così. Tamez quest'anno ne giocherà da titolare. Cioè, diamoci una svegliata e cerchiamo un attimino anche di accelerare un po', di andare incontro al mister. Un altro che secondo me deve darsi un po' una svegliata è Ilic, perché Ilic ha giocato praticamente un solo tempo, non si capisce neanche se sia un giocatore che rientra ancora nei piedi del mister, però l'ha giocato di una mollezza, di una superficialità incredibile. Molto male anche Sanabria, cioè si fa fatica a trovare qualcuno che abbia dato delle prestazioni ampiamente sopra la sufficienza, e questo va detto. E la musica non è cambiata quando sono entrate le seconde linee, a parte alcuni che hanno dato un pochino più di sprint. Non mi è dispiaciuta la partita di Dembélé, mi sembra uno comunque proponibile in Serie A. Non mi è dispiaciuto Caramò, che là davanti è stato uno dei pochi ad avere qualche guizzo importante, a parte Zapata che ha dovuto fare la sua solita partita di sacrificio e nonostante ciò comunque ha segnato un gran bel gol, che nasce tra l'altro da un'azione sviluppata a destra proprio da Dembélé. Molto superficiale anche Horvat, richiamato sia da Vanoli che dai compagni. Cioè, ci sono ancora tante cose che non vanno, e questa squadra qua ha un gruppo che numericamente è ampio, ma che va studiato proprio anche a livello di caratteristiche da amalgamare insieme. Io spero che le cose cambino con l'inserimento di Adams, che possa dare un po' di imprevedibilità all'attacco, e poi soprattutto con l'innesto di quei tre, forse anche quattro, se c'è un centrocampista, giocatori che possano davvero aiutare il mister a sviluppare il calcio che vuole. Queste sono le indicazioni che ci ha dato Torino Cremonese. Ripeto, è inutile spingerci oltre e buttare via già tutto, perché la stagione non è ancora iniziata. C'è la possibilità di migliorarla questa squadra. Ho visto anche che Vagnati e Vanoli si sono tenuti, insomma, hanno parlato sia prima che post match. Io spero già che in settimana qualche novità in tal senso, non solo sulle entrate ma anche sulle uscite, possa arrivare, e che tutti i giocatori sotto la lente di ingrandimento in questi giorni oggetto di valutazioni, ecco, Vanoli decida se sono sì o se sono no, perché anche da lì
passerà alla seconda parte del nostro mercato. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo presto e sempre Forza Toro!